Quindi saluto tutti i partecipanti, ringrazio anche sì, per la loro presenza. Questo è un appuntamento, ma mi pare siamo al terzo anno che mette insieme, diciamo, il tema dell'acqua e il tema dei rifiuti. Tra l'altro, iniziativa sicuramente molto, come dire, pertinente rispetto appunto all'ambiente, rispetto ai temi che ognuno di noi, diciamo, vive all'interno delle famiglie, all'interno, lo sappiamo, è tema all'ordine del giorno, vediamo anche a livello mediatico, di letalità. A questo punto basta vedere il fenomeno di Greta Thunberg, eccetera, cosa significa appunto l'ambiente, cosa significa quindi l'acqua. E quindi stamattina verranno presentati dal direttore Massimo Cenerini e poi Matteo Giantomasi, tutti i dati, direi, che partono sia da un quadro generale macro a un quadro, diciamo, nazionale e quindi poi a un quadro locale. L'esperienza, diciamo, dell'acqua è un'esperienza che è già consolidata, che già dà dei risultati importanti e quindi che verranno così illustrati. Più indietro siamo sul tema dei rifiuti, più indietro nel senso che l'autorità è ancora, diciamo, di recente insediamento, ma posso dire che dal mio punto di vista, essendo anche io presidente dell'ATA, che siamo, diciamo, un bel passo avanti rispetto alla costruzione del piano d'ambito, siamo già un bel passo avanti, direi, anche relativamente all'impiantistica. Quindi, diciamo, entro i prossimi mesi credo che davvero anche su questo settore saremo in grado di fare il passo decisivo, perché poi una volta realizzato il piano d'ambito, a quel punto si sceglierà le modalità, che siano rese in house, come, diciamo, a tutt'oggi l'unanimità dei comuni hanno deliberato, oppure magari si va a campo, perché è sicuro che il documento essenziale è il piano d'ambito. E su questo, diciamo, la struttura, le assemblee hanno fatto approfondimenti, nel corso di questi mesi hanno riapprofondito il tema proprio sulla modalità della raccolta dei rifiuti, hanno rideliberato questa modalità, diciamo, della domiciliarizzazione della raccolta dei rifiuti. Quindi davvero un bel risultato, direi, è stato tra l'altro dentro, diciamo, tra il quadro normativo, le regole, eccetera, che porta evidentemente verso, diciamo, una tariffazione puntuale. Quindi siamo in quella direzione e direi quindi che a questo punto possiamo partire. A questo punto io partirei subito con l'ACA e poi a seguire il tema dei rifiuti. Chiaramente è più tarata per dare un quadro di quello che è lo stato del servizio nel territorio. La relazione, per non renderla troppo pesante, affronta anche argomenti più di carattere generale sulla risorsa, così per renderla un pochino anche più interessante. Vedremo qual è il contesto di riferimento,
affronteremo, daremo qualche spunto su temi appunto di carattere sia globale che riguardanti i servizi utili in Italia, dopodiché dedicheremo qualche minuto sull'analisi dello stato di servizio sul territorio. Allora, i trend in atto. Senza fare tanti approfondimenti, comunque i due fenomeni che impattano sulla gestione della risorsa idrica riguardano i mutamenti climatici, che ormai abbiamo imparato a conoscere, l'incremento della popolazione e l'incremento dell'inquinamento. Questi fenomeni, dopo li vedremo un po' più nel dettaglio, dei quali se ne parla direi ormai in tutte le conferenze programmatiche internazionali, non sempre con esito costruttivo, visto l'ultimo di Madrid, comportano la necessità di adottare qualche strategia di adattamento e mitigazione. Per quanto riguarda i mutamenti climatici, ormai sappiamo che il trend è aumento costante delle temperature, modifica del regime delle precipitazioni e scioglimento dei ghiacciai. Tutti aspetti che sulla gestione della risorsa idrica hanno un impatto negativo. Secondo effetto, gli eventi climatici estremi, quindi poca acqua, troppa acqua, tutta in fretta, hanno mostrato una vulnerabilità dei sistemi idrici alla variabile climatica. Altro fenomeno che rendo conto è quello dell'incremento della popolazione. Oltre all'incremento c'è anche un fenomeno di concentrazione della popolazione nelle città. Quelle sono le previsioni dell'OMS, che sono abbastanza preoccupanti, sia per quanto riguarda il problema problemi di sicurezza igienico-sanitaria 2050. L'OMS di solito è sempre catastrofica, ma ci piglia adesso. La popolazione destinata, il trend è da 7-9 miliardi, con quasi un raddoppio residenti in aree urbane. Diamo un'immagine molto, senza entrare nel merito di qual è il parametro, comunque più è scura la realtà, più è scuro il disegno, più la situazione è critica, per quanto riguarda la percentuale di prelievo delle risorse idriche rinnovabili. Come si vede, le zone scure o scure almeno non sono concentrate solo nelle zone tradizionalmente in difficoltà come in Nord Africa, così, ma sono in zone un po' più ampie. Anche in Europa, che è sempre stata un'area dove il problema dell'acqua non c'è mai stato, alcune zone, soprattutto nel est europeo, sono affette da situazioni di carenza di acqua. Questo in Europa. Per cui già l'agenda ONU 2030 ha individuato il tema dell'acqua come uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Diciamo che questa è la rappresentazione pittografica, c'è un obiettivo che di 6 che è dedicato all'acqua, all'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari. Ma in generale su 17 obiettivi, 7 sono direttamente collegati all'utilità dei servizi pubblici. Lo Stato italiano ha già recepito, almeno sulla carta, come documento di strategia, ha già elaborato un documento di strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile destinato. Come applicare questi macro principi dell'Agenda ONU 2030. A livello europeo si prevede a breve un aggiornamento delle direttive quadro sulle acque e sul trattamento delle acque reflue, che ovviamente vedranno un'applicazione dei principi dell'economia circolare. Come si traducono in obiettivi per le aziende che devono gestire i servizi? Che cosa si deve fare per fronteggiare queste nuove criticità legate al cambiamento del clima e all'evolversi dei contesti urbani? Consumare, perdere meno acqua, recuperare quanto più possibile
in termini di energie e di materiali dai processi. E vabbè, insomma, questi sono, ho citato gli obiettivi diciamo, più importanti. L'innovazione tecnologica ovviamente fa la parte dell'Unione, nel senso che è uno strumento per raggiungere questi obiettivi. Dai dati che abbiamo visto sul Blue Book si vede che c'è un raddoppio degli investimenti in digital per il triennio 2018-2020 rispetto al triennio precedente. Quelli che ho riportato sono alcune delle innovazioni tecnologiche che fino a 10-15 anni fa sembravano un libro di fantascienza, però diciamo stanno diventando, almeno per le aziende un pochino più avanti, degli strumenti utilizzati, quindi droni, analisi satellitare del terreno per individuare aree potenzialmente interessanti da danni idrici, robot, tecnologie dell'internet delle cose nei sistemi di telecontrollo e analizzatori online più sofisticati. Ho citato, visto che si spara sempre contro l'Europa, il programma europeo ovviamente un sacco di soldi per l'innovazione, 80 miliardi in 7 anni, molti progetti finanziati sono inerenti ai servizi, in particolare nella depurazione delle acque. Un altro concetto che cui si parla spesso è quello di andare verso un sistema idrico più capace di adattarsi al cambiamento, quindi più resiliente. Gli eventi purtroppo sempre più frequenti di dissesto idrogeologico e scarsità idrica hanno dimostrato che il nostro paese è vulnerabile ai cambiamenti climatici. Abbiamo fatto direi di tutto per agevolare questo disastro. Questo come sistema paese, come sistemi idrici, i livelli di efficienza e la limitata capacità di stoccaggio rendono il nostro sistema particolarmente fragile, per cui è chiaro che qualcosa bisogna cambiare. Già, che cos'è che è cambiato? Sia a livello di pianificazione, si ragiona ormai per distretti idrografici. L'Italia è stata divisa in 7 distretti, poi non si fa una pianificazione solo limitata a un sistema di detto, ma su scala un po' più grande. Sono cambiati i criteri di progettazione. Chi fa progetti adesso adotta criteri progettuali diversi da quelli, per esempio, su cui ho studiato la mia generazione, che invece adottava criteri di progettazione uguali a quella della generazione precedente. E poi chiaramente, siccome non si fa con la bacchetta magica queste cose qui, è necessario, dopo vedremo qualche dato, aumentare gli investimenti in impianti elettrici per ridurre perdite, raccogliere l'acqua quando c'è, quindi i vasi, interconnettere i sistemi, poi laddove non si può fare in altro modo, prendere l'acqua, la distribuzione delle acque e recuperare le acque reflue depurate. Su questi due ultimi concetti credo che le nuove revisioni delle direttive europee metteranno direi qualche punto. Bene, guardiamo qualche dato sullo stato dei servizi idrici, quella è la dimensione economica, perché non è un settore poco rilevante, circa lo 0,5% del PIL. La particolarità del settore, vista la strategicità, è che è un sistema di governance pubblica articolato su due livelli, quindi uno centrale, l'autorità nazionale, e diversi enti a livello locale. Fino a un anno e mezzo fa era l'unico servizio pubblico la cui governance era articolata su due livelli. Governance pubblica in primo. Adesso anche il servizio rifiuti, che ha una struttura di governance. La gestione. Vige il principio della unificare la gestione. Dopo, non so,
Quindi sai i convegni in cui si giocava sulla parola di città unitarietà della scuola? No, un po' così, a un certo punto, con il decreto sull'occupazione si deve. È opportuno che ci sia un gestore unico per ogni ambito. Ci sono 91 bacini di affidamento in Italia, cioè l'Italia è stata divisa in 21 ambiti territoriali attuali, esattamente dovrebbe far intuire qual era il fine, di questi 59 presenta la gestione unica, circa il 60% della popolazione italiana. La provincia di Ancona si colloca in questa 60% dal 2004. Questi sono quelli che hanno capito qual era lo spirito della norma. Dopodiché le modalità di affidamento consentite dalla norma europea sono quelle, facciamo le prime quattro, in cui la metà degli affidamenti sono a società pubbliche, un terzo circa a società partecipate dal privato, l'altro 19% è gestito in modo, non è stata capita la norma, perché le gestioni di economia che non sono qua, queste latitudini ma sono molto al sud, sono gestioni diseconomiche, e vedremo anche qual è l'effetto con i termini completi. Altre forme 9% non sono classificabili, sono forme ibride, comunque fuori. Per dare una figura di come sono distribuite in Italia i modelli di gestione, il blu, che è circa la metà, sono le società pubbliche, quello rosino sono società miste, prevalentemente in Toscana, la Toscana ha adottato come modello quello delle società miste, le gare, quindi la concessione di prezzi, ci state fatte qualcosa in Sicilia, Frosinone, che non mi viene altro, tutte gestioni completamente fallimentari, da diversi punti di vista. L'affidamento a società quotate invece, che non sono irrilevanti, sono nell'Emilia dove c'è ERA IREN, nel Lazio dove c'è ACEA e mi sembra in Lombardia, non mi ricordo se ha 2A o qualcosa del genere. Comunque sono le società quotate in corso. I gestori più rilevanti, abbiamo riportato i dati più aggiornati del TV, il gruppo più, diciamo in termini di abitanti serviti al gruppo CEA, adesso io non ci vedo uno, circa il 15-8%, poi c'è quello di Pugliese, IRA, il 15esimo è l'ultimo che merita, ha una dimensione pari a circa il doppio di Viva Servizi, tanto per dare un ordine di grandezza. A Banoa e tutta la Sardegna, il 2-6%, circa il doppio di Viva Servizi, e gli abitanti serviti da Viva Servizi. Vediamo due slide sul modello di governance per far vedere quali sono le tendenze sia in Europa che in Italia. Come in Europa abbiamo citato due casi, la riprivatizzazione del servizio a Parigi, che era fino al 2010 gestito da due società quotate, due società nazionali, e adesso è stato riconquistato spendendo un sacco di soldi per acquisire il servizio e vabbè, che ne hanno fatto alcuna maniera. L'Inghilterra e il Galles, che era un esempio totalmente opposto, perché con il governo Thatcher negli anni 80 il servizio, che oggettivamente aveva dei livelli molto modesti, è stato costosissimo, è stato privatizzato, sono state fatte gare ed è stato costituito un'autorità pubblica indipendente, molto forte, che è l'OFFO, che è l'autorità pubblica, che è l'autorità di regolazione, diciamo, per chi fa questo mestiere, i test dell'OFFO sono, diciamo, la Bibbia, quindi è un'autorità, oltre che molto anche consistente nella struttura, molto autorevole. Se non che dopo 30 anni di questo modello di gestione, quelli sono gli effetti, tariffe alte, le aziende che si sono fatte ricche, molto indebitate e con una politica dei dividendi in parte finanziata da Bizza. Questo è l'effetto anche del fatto che il denaro a debito costa poco, le aziende
si indebitano e di fatto hanno anche distribuito dei dividendi con i soldi. Per cui c'è un dibattito in Inghilterra per, diciamo, questo modello ha funzionato così e così. Vediamo in Italia invece la proposta di legge Draga, che adesso è tramontata, però era orientata verso una gestione molto molto pubblica. I casi Torino e Roma, in cui ci sono dei libri che non sono tribunali, il caso Napoli, la piena di 100 persone comunque, la tendenza in atto è verso un mantenimento o una ripubblicizzazione dei servizi. Anche la stessa Toscana, che aveva adottato un modello simile a quello inglese, un po' diverso perché prevede delle società miste come gestione, quindi gara per la ricerca del partner privato con un'autorità forte di regolazione regionale, adesso queste concessioni sono in scadenza e c'è un dibattito in corso per valutare se effettivamente ripubblicità di servizi. Al di là dei problemi di tipo ideologico, comunque quello che si riscontra in questo servizio, non è così in tutti i servizi, non è così nell'energia, non è così nella telefonia, non è così in altri servizi, per problemi strutturali e non, il servizio idrico, le gestioni migliori sono pubbliche. Probabilmente perché è un servizio dove non si vede quello che si fa, perché è molto su terra, un servizio che è molto vicino al cittadino, comunque i dati di fatto sono questi. Più o meno guardiamo quant'è le tariffe, è una media molto, molto media, però più o meno, questi sono i dati dell'autorità, no, del 2019, qual è il costo dell'acqua per una famiglia mediamente all'anno, per un utente circa 306 euro all'anno. 2,04 euro per metro cubo. Nel grafico abbiamo riportato quali sono le tariffe applicate in altre città europee. Direi che nella parte destra c'è l'Europa del Sud, nella parte sinistra c'è l'Europa del Nord. L'acqua nei paesi del Nord, ma dopo vediamo anche perché, costa molto di più. I servizi sono molto più, chiaramente sono migliori perché investono di più. E comunque c'è anche un problema culturale di far pagare molto l'acqua per farne consumare dentro. Anche senza andare all'acqua del rubinetto, quando uno va al ristorante in una città europea, molte volte l'acqua costa più della birra. Gli investimenti. Aspetto positivo, parliamo sempre in Italia, c'è un trend positivo, c'è un incremento degli investimenti. Più o meno per il quadriennio 16-19 circa 59 euro per abitante all'anno, nel 2011-2012 che furono anni di ferma si era sui 37-38 euro per abitante all'anno. I paesi europei vanno da 80 a 150 con un valore medio di ora, per cui investiamo abbastanza meno della media europea, ma abbastanza di più della situazione di qualche anno fa. Quali sono i fattori che hanno fatto accelerare gli investimenti? Sicuramente l'autorità nazionale ha messo il quadro normativo stabile, questi sono fattori che valgono per tutti, e poi i fattori locali invece che favoriscono lo sviluppo degli investimenti sono una governance locale affidabile, quindi un regolatore locale che faccia una pianificazione seria, che stia in scia l'autorità, e il gestore affidatario del servizio strutturato, vuol dire grandi, almeno grandi, sicuramente non piccoli. Essere almeno di una dimensione minima è condizione necessaria ma non sufficiente per poter realizzare gli investimenti. Realizzare gli investimenti vuol dire trovare qualcuno che ti presta soldi, vuol dire fare dei progetti, vuol dire avere delle strutture, fare delle autorizzazioni, sviluppare i progetti, fare gli altri. Gli storie piccoli queste cose qui non riescono a fare, non perché sono, perché non hanno, c'è una struttura minima, ed è per questo che vige il principio dell'unicità della gestione,
una dimensione minima sotto la quale il sistema funziona poco. Guardiamo invece un aspetto negativo, anche se in fase di miglioramento, le procedure comunitarie di infrazione per la direttiva sulla raccolta e trattamento delle acque reflue, di cui due presso lo Stato italiano, due già giunte a condanna, quindi con il contatore delle multe di Sira, che dopo chiuderà con la richiesta a livello locale, ma questo è un altro problema. Sono coinvolti circa 1000 agglomerati, di cui 40, almeno i dati che ho ancora, che non so se sono aggiornati, nelle mani. Lo Stato è intervenuto mettendoci un sacco di soldi e qualcuno che decide per tutti. Devo dire che nella regione Marche, grazie alla struttura del dottor Bonini che gestisce questa partita, grazie a dei gestori che comunque sono abbastanza strutturati, degli enti d'ambito che hanno capito il problema, almeno nel caso dell'atto Ancona, entro il 2021 contiamo di risolvere le criticità residue. Per quanto riguarda il nostro ambito, gli agglomerati non ancora condanna, ma non conformi, riguardano gli agglomerati sotto i 2000 abitanti equivalenti, quindi realtà abbastanza piccole che devono essere comunque raccolte e depurate integralmente. Qui se è un agglomerato di 2000 ed è trattato 1900, quello non è considerato un agglomerato conforme. Molto severa, però l'Europa dice così. Diciamo due parole sullo stato locale. Il gestore unico l'abbiamo già detto, questa è la storia, dal 2000, quindi 15 anni fa, è stato affidato il servizio al unico gestore in forma pubblica. La disponibilità e la qualità della risorsa nel 2019, come disponibilità della risorsa, i primi mesi del 2019 sono stati più succitosi del drammatico anno 2017, per fortuna che è capitato l'inverno. Tutto sommato, a parte poche situazioni di criticità nei comuni interni, direi che l'acqua sia sempre stata per tutti. Il periodo estivo, che è tradizionalmente più critico, non ha rilevato e nemmeno come qualità della risorsa, per cui tutto sommato direi molto al peggio. C'è un problema che è in fase di risoluzione a livello progettuale che riguarda il versamento degli scommatori fognari nei litorali di Ancona e Falconati. Quando piove gli scommatori fanno il loro mestiere, nel senso che raccolgono quello per cui sono stati dimensionati e scaricano quello che, per cui non sono stati dimensionati. Questo poteva funzionare finché l'Europa non ha detto ci sono degli standard anche per le acque di balneazione, per cui chiaramente quando piove gli scolmatori scolmano, le acque di balneazione non hanno livelli qualitativi minimi, per cui per 48 ore non si può fare tanto. Questo chiaramente per una regione che vive anche di turismo, è un handicap perché almeno non esiste questo disabito, per cui si sta intervenendo, sono interventi estremamente costosi con un impatto più o meno pari a 2 anni di investimenti totali, quindi dai 35 ai 40 milioni, che sostanzialmente prevedono di fare dei volumi di accumulo dell'acqua quando piove, raccoglierla, pomparla pian piano a distanza, in modo da, a distanza dalla costa, con dei sollevamenti in modo da limitare i danni nella zona. Sono interventi che appunto richiedono, avranno anche un impatto massiccio sul territorio, vedo quello che è capitato nelle mie parti a Rimini, dove hanno fatto un buco in centro nord, una vasca aperta per 3 o 4 anni. La zona dei Rimini ha investito proprio soldi suoi, proprio soldi dello Stato, per risolvere il problema della balneazione 150 milioni di euro. Chiaramente là ci sono altri numeri e altre cose, però
dire che non è un problema che abbiamo solo noi. Io sono un po' più avanti, credo che entro il 2023-2024 sarà completamente risolto. Adesso molte aree del litorale di Rimini, quando piove, l'acqua viene raccolta e viene mandata lontano, pian piano. Questi sono i dati tecnici che vedete sulla relazione. Questi sono alcuni dati del bilancio di esercizio del settore, da cui si dice un equilibrio sia in termini economici che finanziari, per cui un bilancio decisamente positivo. Parliamo di una società in auto che tra l'altro non distribuisce utili, solitamente, per cui tutti gli utili che avete visto lì servono per finanziare l'investimento, rimangono dentro l'azienda. Questo è anche uno dei fattori per cui le società in auto funzionano meglio di quelle non in auto, perché quelle non in auto gli utili vengono divisi. Nessuno fa investi per non guadagnare. Come tariffe, dal 2009 c'è un'unica tariffa su tutto il territorio dell'ambito. Nel 2018, in applicazione del provvedimento ARERA, c'è un'articolazione tarifaria conforme alla struttura nazionale. Questi sono stati gli aumenti delle tariffe da un anno all'altro, quindi più o meno 2% da un anno all'altro. Questa è la struttura dei corrispettivi, che non racconto. Comunque, quello da raccontare c'è che sicuramente entro il 2022, speriamo di finire i lavori entro il 2021, per far partire il criterio pro capite individuale per l'utenza domestica residente, che vuol dire che le fasce di consumo verranno dimensionate per una singola utenza in base al numero effettivo di persone sottese a quell'utenza. Adesso, indipendentemente dal fatto che l'utenza abbia una persona o 10, gli scaglioni sono uguali. Questo semplifica molto il problema, ma non è molto etico. Da sempre si parla di questo programma, l'autorità del 1 gennaio 2021 deve essere applicata. E quindi, chiaramente, come ogni modifica dell'assicurazione tarifaria, anche se a somma zero, comporta il fatto che qualcuno pagherà di più, pari consumo, qualcuno di meno, quindi chi paga di meno non se ne accorge, chi paga di più finalmente. Pagherà di più le utenze mono, pubblica solo, chiaramente. Rispetto ad adesso che godevano di scaglioni anche. Pagherà di meno le utenze mono. Come solidarietà, diciamo, già dal 2008-2009, in questa realtà era stata istituita una tariffa agevolata per le utenze disagiate, diciamo, in forma assolutamente volontaria. Dall'anno scorso non è più volontaria e obbligatoria, per cui è stato istituito il bonus sociale idrico nazionale obbligatorio di 13 euro più o meno all'anno per ogni componente, che a livello locale in forma volontaria, quindi una scelta discrezionale dell'assemblea dell'ATO, per mantenere le condizioni preesistenti, vengono garantiti, viene fatto uno sconto di 11 euro all'anno per ogni componente, più o meno, insomma, bisogna tradurre in libri giorno, ma comunque più o meno 24 euro di sconto per ogni componente, tra nazionali e regolatori. Investimenti. Questi sono gli investimenti realizzati nel 2018, questi quelli programmati nel 2019. Più o meno, diciamo, una media di 21 milioni di euro all'anno. Con l'obiettivo, per il prossimo periodo 2023, entro la metà, di rendere conforme tutti gli agglomerati. Sto lì a togliere qualche pensiero a due consumi, almeno per il nostro. Programmi futuri, ho finito. Cosa dovremo fare l'anno prossimo? Una cosa vi aspetterete che abbiamo fatto. L'applicazione del metodo, la programmazione per il prossimo periodo 2023.
3, il criterio pro capite individuale che ho detto e la gestione di tutte le attività per uscire nel 2021 dalle procedure comunitarie di